Nel 2013 le FARC e poi anche l'Esercito di Liberazione Nazionale, ELN, hanno intrapreso delle trattative con il governo colombiano per un possibile trattato di pace. Cosa manca oggi per arrivare alla firma finale? Come in tutte le trattative che contrappongono un governo e una guerriglia che rappresenta una guerra di classe in atto, il nodo principale da sciogliere è la situazione dei prigionieri politici e quella del cessare il fuoco bilaterale. Le FARC e l'Esercito di Liberazione Nazionale hanno inizialmente dichiarato il cessate il fuoco unilaterale per convincere il presidente Santos a fare lo stesso. Infatti è difficile parlare di pace se poi l'esercito e i paramilitari entrano nei villaggi, arrestano, torturano, uccidono chi è sospettato di avere contatti con la guerriglia. Nelle prigioni colombiane ci sono all'incirca 9.000 prigionieri politici e un terzo di questi sono sindacalisti, militanti dei movimenti contadini, militanti di lotte per la terra e per i diritti umani. Quindi se il governo non apre le prigioni decretando un'amnistia per i prigionieri politici, se poi la magistratura non garantisce ai guerriglieri delle FARC e dell'Esercito di Liberazione Nazionale l'incolumità per il riciclo politico e se l'esercito e i gruppi paramilitari continueranno con le operazioni di Tierra Queimada, le trattative falliranno e la guerra ricomincerà.